Ah, un nuovo allievo. Piacere, accomodati pure. Ciao maestro, io sono Steve, ma puoi chiamarmi col mio nome d'arte, Steve. Io sono Marco, piacere. E è la prima volta, è la prima esperienza. Ma che io so già suonare, devo solo perfezionare qualcosina qua e là, ma probabilmente non ce n'è neanche bisogno. Ma dai, ma allora sei un veterano. Da quanto tempo suoni? Beh, intanto accomodati. Beh, sono già 5 anni, non sono mai andato a lezione, sono autodidatta io. E sai, ho già anche una band, eh? Sì, ci chiamiamo gli Strapazza Budella. Facciamo pezzi nostri e stiamo cercando giusto un manager per andare a fare un tour. Ma dai, allora è meglio non perdere tempo. Adesso ti scaldi un po', poi ti metti a fare una bella suonata così vediamo su cosa possiamo poi lavorare appunto per perfezionare la tua tecnica e tutto quanto. Ok? Vai! Ok, vado, eh! Aspetta un attimo. Scusa, ma cos'è questo? Ah, maestro, era solo qualche passaggio, qualche film di mia invenzione. Sì, adesso parto con un ritmo rock. Che puoi creare in questo momento è panico. Scusa, non ti piacciono i tempi dispari alla Mike Portnoy? Sì, hai ragione. Scusa se ho interrotto la tua creatività. E in effetti, l'unica cosa che ti differenzia da Portnoy è la pettinatura, devo dire. Ma vedi che probabilmente io direi che prima di passare a cose un po' più complicate, starei su, diciamo, le cose basilari per capire anche a livello di tecnica di base, appunto, se c'è da sistemare qualcosa, da rivedere qualcosina. Che ne dici? Tecnica. La facevo alle medie, ma non ero proprio bravo. Poi, specialmente nel disegno tecnico, ero una frana. Ero più bravo in matematica. Va bene, allora, ok, direi che possiamo provare a suonare su una canzone, magari. Visto che comunque hai un'anima molto rock, direi che possiamo provare su una canzone degli AC/DC. Beh, gli AC/DC, Back in Black, Highway to Hell, Shoot to Thrill, è presente, no? Penso di averle già sentiti, forse. Beh, tranquillo, spesso l'emozione gioca anche a me brutti scherzi e mi dimentico magari le cose. E ti faccio sentire qualcosa così ti fai un'idea delle canzoni. Allora, ho giusto una base. Sì, l'ho già sentita, l'ho già anche suonata, facile, cazzo. Ah, ottimo, fantastico. Che dici, la suoniamo? Yes, master! Un po' il volume perché non sento troppo bene. Ah, sì, ok, certo, scusa, provvedo subito, eh. Mi sembrava un po' strano. Ok, attenzione che si riparte. Me lo puoi ribassare perché la chitarra mi spacca il cervello. Ah, adesso capisco molte cose. No, no, niente, ho detto che scusami, ho alzato troppo la base, scusa, scusa, ripartiamo. Yes, master!
piaciuta la mia esibizione? Tu che dici? Beh, calcolando che questo batterista suona sempre fuori tempo, non è facile stargli dietro, però sono sicuro che meglio di me nessuno la può suonare sta canzone. Sì, infatti non so se riuscirei a darti consigli utili. Probabilmente sai già tutto quello che dovresti sapere. Il mio lavoro sarebbe completamente vano. Beh, ma se vuoi, basta chiedere, ti do io qualche lezione, maestro. Preferirei mangiare una supposta. Eh? Dicevo che è interessante, ma voglio valutare meglio la proposta. Ah, ok, ok, quando vuoi. Sì, infatti. Allora, dopo tutto questo, cosa mi consigli? Di smettere. Che? No, di smettere di preoccuparti che hai bisogno di perfezionare il tuo modo di suonare. Sei pronto! E per cosa, scusa? Ti ho giusto preparato già un diploma d'onore. Basta che tu lo compili con i tuoi dati e sei pronto per andare. Veramente? E dove? Ma in giro a suonare, dove se no?